Il Pilates è un tipo di allenamento adatto alla fascia over 60, over 70? Beh, dipende, non essendo un farmaco ed essendo una metodica che è comunque interpretata dagli uomini, dai professionisti, dipende un pochino. Alcune interpretazioni, ad esempio, della metodica Pilates sono fin da subito abbastanza intense. Alcuni movimenti, per esempio questo tipo di movimento, richiede da subito una grossa contrazione addominale oppure una certa flessibilità che nell'andare del tempo è facile che si sia persa. E chi interpreta magari troppo la lettera alla metodica e non conosce quelle che sono le cose che possono essere successe nella vita, magari già propone questi esercizi e non sono molto adatti. In questo video andremo a vedere degli esercizi Pilates perché effettivamente i principi sono molto validi, assolutamente adatti alla fascia over 60-70, non esattamente a tutti però. Andiamo a vedere quali sono i criteri, i requisiti per cui possono essere utili questi esercizi. E sì, perché in fondo over 60-70 non è che significhi molto, possono esserci condizioni di salute molto differenti. Qualcuno magari è preoccupato perché, ok, ho l'artrosi, posso fare queste cose, l'osteoporosi, posso fare queste cose. Bene, che cosa ci serve sapere? Questi esercizi che vediamo sono utili se sei una persona 60-70-80, non cambia molto, che riesce, magari non molto agevolmente, ad andare a mettersi a terra. Non è necessario, in realtà potresti essere anche sul letto, ma se hai delle condizioni che per esempio ti impediscono completamente, non ce la faccio, non ci posso neanche pensare, non ti consiglio tanto di intraprendere questo tipo di esercizi. Quindi, per persone che riescono a mettersi a terra, per persone che da terra, magari non molto velocemente, riescono a mettersi sul fianco e riescono a stare a pancia in su e poi dopo essersi messi a terra possono pensare, con tutti gli appoggi, con tutta la cautela del caso, poi anche di riuscire a rialzarsi naturalmente. Ecco qua, non importa quali condizioni tu abbia sviluppato, l'artrosi, l'osteoporosi, qualsiasi cosa, se queste condizioni ti consentono questo tipo di movimenti, gli esercizi che vediamo e in generale questo è il tipo di Pilates che propongo io, che si chiama Pilates terapeutico. Tra l'altro c'è un percorso apposta per senior, trovi l'estratto gratuito nei link che sono nella descrizione del video, può essere assolutamente adatto al tuo caso. Ed ecco qua, questi sono i prerequisiti, andiamo a vedere gli esercizi. Primo esercizio, in quadrupedia vado in appoggio, posso essere sulle mani, posso essere ad esempio sui pugni se mi dà fastidio tenere le mani aperte, ginocchia bene vicine, creo una buona contrazione addominale buttando fuori completamente l'aria, e mentre butto fuori completamente l'aria porto la gamba più indietro possibile senza muovere la colonna. Quando inspiro ritorno, quando espiro vado su, senza muovere la colonna, vado su senza arrivare al punto del crampo. A volte se tiro troppo arrivo al punto di crampo, arrivo al mio punto più alto, comodo, inspiro, ritorno. Quello che non voglio è questo tipo di inarcamento, perché il succo dell'esercizio, diciamo, è quello di riuscire a tenere la colonna ben ferma mentre muovo gli arti. Faccio un 5-6 respiri da una parte, 5-6 respiri dall'altra, un 3-4 cicli è più che sufficiente per questo tipo di esercizio. Proseguiamo poi con un esercizio sul fianco. Ricordo ancora che questi esercizi e diversi altri li trovi nell'estratto, nel mio estratto di Pilates terapeutico specifico per senior. Ho creato delle lezioni proprio specifiche per gli over 60, tenendo conto insomma di una serie di cose. Vai nei link che sono nella descrizione del video, che puoi scaricare gratuitamente queste lezioni, questo estratto, per andare anche oltre questi esercizi. Allora, che cosa facciamo? Dalla posizione sul fianco, quello che vogliamo creare è un po' di attivazione sotto, ovvero non voglio essere in posizione comoda con le braccia e voglio far sì che il fianco sotto sia attivo. Che cosa significa? Che se ci faccio passare una mano, creo un ponte che la mano ci potrebbe passare. Ora, magari la mano non ci riesce a passare per vari altri motivi, ok? Magari anche se uno ha accumulato un pochino di grasso non ci passa lo stesso. Però l'idea è proprio quella, l'idea è proprio quella di creare un ponte qui sotto, ok? Anche se soltanto lo attivo va già bene lo stesso. Tenendo quella posizione, porto sulla gamba fino a dove riesco ad arrivare e ritorno. Porto sulla gamba fino a dove riesco ad arrivare
e ritorno, ricordandomi sempre di tenere attiva la parte sotto e non di tenerla completamente rilassata. Sono dritto con la schiena e sotto c'è questa specie di ponte, o quantomeno l'idea. 8-10 da una parte, 8-10 dall'altra, piano piano cambio da un lato all'altro, un 2-3 cicli è più che sufficiente. Altro esercizio interessante è questo esercizio di tenuta addominale. Mi metto a pancia in su, se ho bisogno di un supporto sotto, tengo tutto il supporto sotto di cui ho bisogno. E che cosa faccio? Inspiro ed espiro. Fin qua facile. Quando espiro, schiaccio la schiena contro il materassino, o quantomeno vado verso il materassino. Fino a quando però, fino a quando non sento che sto irrigidendo le spalle e collo. Cosa che vorrei evitare, quindi inspiro, espiro, schiaccio, 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 schiaccio. Ok, fino a dove riesco ad andare senza irrigidire spalle e collo. Ma mentre lo faccio, non è finito qua l'esercizio, mentre lo faccio, inspiro, espiro, allungo una gamba. Sempre senza irrigidire spalle e collo, se ho sotto qualcosa viene meglio. Inspiro, torno, o appoggio o addirittura lascio sospesa, se voglio l'esercizio più difficile, fuori e allungo. La cosa a cui devo prestare attenzione è che più allungo e più tende ad inarcarsi la schiena. Se tende ad inarcarsi, se perdo la schiena, diciamo, allora allungo meno. Allungo fino qua e ritorno. Voglio sempre una bella spinta verso il basso. 5-6 da una parte, 5-6 dall'altra, 2-3 cicli, un buono standard per l'esercizio. Sempre in questa posizione non possiamo non citare un esercizio molto famoso, ovvero il ponte, al quale però magari gli diamo un quid in più, sempre per l'attivazione addominale, l'attivazione del core, che è un po' una base della metodica Pilates. Quindi inspiro, espiro, schiaccio un pochino la schiena verso il materassino, e piano piano sollevo i glutei tenendo caviglie vicine e ginocchia vicine. Rispetto a un ponte normale, se non schiaccio giù la schiena prima, potrei andare su molto di più. Se invece fuori l'aria, schiaccio giù un pochino la schiena e a quel punto vado su un pochino meno. E il gioco delle attivazioni cambia un po', è divertente. Da questa posizione posso tenere tutta la durata della espirazione e quando inspiro tornare giù, tenere una 8-10 respirazioni e fare un 2-3 cicli. Altra cosa molto interessante, altro esercizio molto bello che si può fare sempre tenendo questo principio di rinforzo del core, è questo rinforzo sulla sedia. Praticamente io sono in posizione dritta con la schiena, o lo vediamo tra un attimo, posso essere anche leggermente indietro. Perché il concetto qual è? Il concetto è sempre espiro, fuori bene l'aria, creo una buona contrazione addominale, sollevo una gamba, senza però piegarmi in questo modo. Ok, cercando di tenere la schiena più dritta e più ferma possibile. Ora, se la tengo molto diritta, potrebbe che essere che la gamba non si sollevi per niente, o se mi si solleva va in crampo. Allora vado un pochino indietro, o utilizzo le mani per darmi una mano, fuori l'aria, e inspiro quando torno. Sollevo fino dove riesco, e inspiro quando torno e proseguo da una parte e dall'altra. Poi magari di mano in mano mi tolgo un pochino di aiuto delle mani, magari se voglio mi inclino un pochettino di più, tolgo un po' di aiuto. Il concetto è sempre muovo l'arto tenendo ben ferma la colonna durante l'espirazione, che creo più contrazione addominale. Volendo posso fare anche questo coinvolgendo l'arto superiore, interessante, ho in mano una palla, potrebbe essere anche un cuscino tranquillamente, braccia avanti a me, scapole basse, gomiti leggermente piegati, stringo la palla durante la espirazione. Quindi inspiro, espiro, stringo e sollevo, tutto il resto bene fermo. Inspiro, mollo, espiro, stringo e sollevo, tutto il resto è bene fermo, ok? Faccio 6-7 cicli, riposo un po' e poi ripeto per altre 2-3 volte questi cicli e ho raggiunto un buono standard per questo esercizio. E con questi esercizi ho creato sicuramente un lavoro molto completo
molto incentrato sul core con movimento degli arti, che è un po' la base della metodica Pilates, e sicuramente della mia interpretazione della metodica Pilates, perché io mi occupo ormai da tantissimo tempo di allenamento per stare bene. All'interno dell'allenamento per stare bene ho fatto molto lavoro, ovviamente anche per la fascia over 60-70. Se ti interessa andare oltre questi esercizi, se ti interessa approfondire, ti ricordo di guardare i link che sono nella descrizione del video, qui sopra, secondo di dove lo stai guardando, perché trovi il mio estratto gratuito con altri esercizi e lezioni proprio specifiche di Pilates per la fascia over 60-70, insomma, quello che è. Trovi comunque anche tutti i requisiti, un manuale gratuito che puoi scaricare facilmente. Bene, allora per questo video è tutto, se è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.